Buonasera. Allora, 8.30, buonasera a tutti, diario di bordo giorno 136. Questa sera, per i miei problemi, è da poco finita la mia giornata qui nel municipio, devo fare delle altre cose. O non la facevo o la facevo qua. Siamo ospiti del Caffè Mussetti, qui in piazza San Secondo, appena usciti dal comune, nel loro Deor. Allora, diario di bordo del giorno 136. Inizio dandovi due notizie di due iniziative, una che è in corso, l'altra che si è conclusa con i suoi risultati. Quella che è in corso me la segnalano un gruppo di amici e ritengo che sia meritevole, quindi sia per le finalità che si prefigge giusto citarla. Si chiama Salti di Gioia per Chiara. Chiara è una ragazza che ha subito un incidente, ha avuto gravi lesioni al midollo spinale. Il suo fidanzato Andrea ha deciso di aiutarla con un'iniziativa diretta a raccogliere dei fondi per le cure riabilitative. Si prefiggono di raggiungere 40.000 euro, alla giornata di oggi mi pare che ne abbiano raggiunti 18.935. L'augurio che noi possiamo fare è che davvero Chiara possa tornare a saltare di gioia, quindi salti di gioia per Chiara. Mentre invece un'iniziativa che si è conclusa, mi è sfuggita nei giorni scorsi, era verso la fine del mese di giugno che se ne è avuta notizia, ve la do questa sera. Più di 1.600 euro sono stati donati al Cardinal Massaia di Asti. E questo il bilancio benefico di un'iniziativa lanciata dal fotografo Claudio Vergano dello studio White and Black. Che cosa succede? Nell'anno scolastico segnato dalla pandemia ha dato a bambini e ragazzi delle scuole la possibilità di ricreare una foto di classe a distanza al prezzo popolare di 3 euro per ogni fotografia. Per ogni foto acquistata 0,50 centesimi sono andati in beneficenza all'ospedale cittadino. Quindi, spiega Vergano, quest'anno per dare un ricordo ai bambini e ai ragazzi delle scuole abbiamo proposto a diversi istituti la possibilità di realizzare una foto di classe a distanza. Quando abbiamo dato via l'iniziativa, continua, sapevamo che era una cosa abbastanza difficile, l'ostacolo più grande era quello di riuscire a raggiungere tante persone e a convincere ad aderire al nostro progetto. Ci eravamo posti come obiettivo di raggiungere 500-600 copie, ebbene pensate, hanno superato le 3.000. Questo ha consentito di mettere insieme 1.600 euro, questi 1.600 euro sono dati al nostro ospedale. Quindi continua la solidarietà nei confronti della nostra struttura ospedaliera e di tutte le persone che vi operano e vi lavorano. Giornata importante oggi per quanto riguarda le scuole. E forse la più grossa preoccupazione che ho in questo momento. Molti chiedono cosa succederà a settembre. Mi verrebbe voglia di dire, ci piacerebbe saperlo anche a noi. Quindi oggi c'è stato un incontro con tutti i dirigenti scolastici per la riapertura delle materne, delle elementari e delle medie a settembre. Ci siamo confrontati su quelli che possono essere i problemi, soprattutto legati al numero di alunni presenti in determinate classi che hanno determinate grandezze, e per far sì che tutto ciò possa avvenire nel pieno rispetto di quelle che sono le normative. Ci sono due modalità che potrebbero essere prese come regola, la cosiddetta modalità statica e quella dinamica, mentre su quella dinamica ci siamo un po' arresi, cioè se mai dovessero passare restrizioni previste da questa modalità, molto probabilmente molte scuole a settembre potrebbero non avere la possibilità di riprendere il regolare servizio, o comunque lo potrebbero riprendere con molti molti problemi. Tenete presente che per tutte le scuole di Asti al comune arriveranno 400.000 euro che consentiranno di fare veramente poco o nulla. La riunione di questa mattina è avvenuta alla presenza anche dell'assessore all'istruzione Pietragalla e all'assessore all'edilizia scolastica Morra,
con i rispettivi dirigenti, il dottor Giolito e il dottor Carantoni, e con tutti i dirigenti scolastici e i loro rappresentanti, proprio per capire l'esigenza di ogni singola scuola, perché per fare un buon lavoro probabilmente quelle risorse non possiamo distribuire la pioggia su tutte le nostre scuole, ma andare a individuare quali sono le scuole che ce la possono fare ad aprire anche senza particolari interventi e quelle invece che necessitano interventi, e quindi è necessario concentrare eventualmente lì queste risorse. La modalità statica consente ad alcune di queste scuole, e quindi vuol dire bambino seduto al banco, distanza di almeno un metro da bocca a bocca rispetto al compagno. Molte sono le scuole che con modalità statica dovrebbero riuscire senza grandi preoccupazioni a garantire l'attività, alcuni con classi più numerose hanno invece al momento una serie di limitazioni e problematiche. Attendiamo quindi le prossime norme per capire qualche cosa in più. Si fa presto da Roma a scaricare sui territori, alle amministrazioni locali, non solo le responsabilità, perché le responsabilità ce le possiamo prendere, però l'ordine di fare certe cose quando poi non si hanno magari né i fondi e né i tempi, perché non dimentichiamo che si vogliono aprire le scuole il 14 di settembre e è impensabile partire oggi a costruire nuove classi o a fare qualche cosa di straordinario. E quindi già tanto cercare di utilizzare gli spazi che abbiamo, di adeguarli e di prendere delle decisioni. Ad esempio, stiamo correndo per terminare i lavori alla Buonarroti. Il fatto che da settembre si possa avere a disposizione la Buonarroti comporterà il liberare 10 classi negli istituti presso i quali gli studenti della Buonarroti in questo anno scolastico sono andati a svolgere le lezioni, e quindi che ritornano in gioco e si possono eventualmente mettere a disposizione. Siamo stati questa mattina a vedere le 10 classi che stiamo terminando di costruire presso l'Enofila, che sono destinati agli studenti della Iona, quelli che verranno spostati, in quanto nei prossimi giorni partiranno i lavori di ricostruzione della stessa. Però, ripeto, dal confronto con i dirigenti scolastici appare chiaro che molti, quindi a tutti i livelli, sia il mondo della scuola sia le amministrazioni locali, sono nelle difficoltà perché non hanno delle certezze, perché non hanno indicazioni precise. Attendiamo quindi gli ulteriori sviluppi, intesi come ulteriori normative, che ci daranno probabilmente, in base all'andamento delle prossime settimane di questa epidemia, su come procedere e come operare. Però, ripeto, la giornata di oggi è stata comunque importante, comunque proficua, perché ci ha consentito di verificare caso per caso, scuola per scuola, edificio per edificio, quali sono le problematiche e quindi quello che è necessario mettere in pista fin da adesso. Sono iniziative che sovente si fanno perché si pensa di fare bene, senza magari avere la certezza però di quello che potrebbe succedere e capitare. Noi però ce la mettiamo tutti e speriamo che i cittadini capiscono che c'è la buona fede da parte nostra. Quello che volevo ancora dire è riprendere un discorso che vi ho fatto nell'ultima diretta. Io oggi proprio perché voglio andare deciso, sono convinto che abbiamo bisogno di andare avanti nella ristrutturazione delle nostre scuole e di dare il prima possibile scuole nuove, sicure ai nostri cittadini. Io oggi ho adottato la disposizione numero 14 con cui ho assunto poteri commissariali ex articolo 7 ter del DL 8 aprile 2020 numero 22, recentemente convertito in legge. Tale decreto consente ai sindaci di assumere il ruolo di commissari straordinari nell'ambito di lavori legati all'edilizia scolastica al fine di accelerare le procedure per la conclusione degli stessi. In tal caso il sindaco commissario può adottare in deroga a numerose disposizioni di legge, accelerando quindi l'iter di avvio, svolgimento e conclusione dei lavori. In questa attività il sindaco si avvarrà naturalmente dell'ufficio lavori pubblici del comune, disponendo volta per volta la riduzione e l'anticipazione di quei termini che potrebbero rallentare i lavori.
In particolare, questo potere è già stato esercitato proprio nella giornata di oggi con l'Aiona, e ve lo dirò con la cosa seguente, la notizia seguente. In ogni caso, quindi, solo per accelerare i tempi della stipula del contratto, in quanto l'individuazione della ditta che effettuerà i lavori è già stata effettuata nelle forme ordinarie previste dalla legge. Quindi, che cosa è successo? Gli uffici hanno lavorato, il sindaco non è intervenuto, le procedure sono andate come sempre, abbiamo individuato l'azienda che si è aggiudicata il bando e che deve partire con i lavori. Ci sarebbero 35 giorni potenzialmente ora per attendere, questi 35 giorni per noi sono preziosissimi, rischiamo di non poter partire a settembre dell'anno prossimo con le scuole già nel nuovo edificio costruito. Volevamo sfruttare proprio quest'estate come lavori quando le scuole sono chiuse. Ebbene, quindi con la delibera a disposizione numero 14 dico che nel caso in cui ci sarà bisogno mi assumo poteri commissariali per velocizzare queste cose. Da lì in avanti su ogni scuola laddove deciderò di farlo e bisognerà valutare caso per caso andrò con uno specifico provvedimento a prevederlo. Quindi la disposizione successiva, la numero 15, prevede proprio questo. Invece di aspettare 35 giorni ho dato mandato ai lavori pubblici di stipulare il contratto in deroga sui tempi. È una recentissima disposizione e possibilità che viene data ai sindaci, di cui pochi si sono avvalsi fino adesso, anche per le responsabilità che possono derivare dall'assumere atti con poteri straordinari. Io ho sempre detto, sono qua per cercare di fare delle cose, per governare, sono disponibile a prendermi delle responsabilità e me le prenderò sempre come me le sono prese e come me le sto prendendo in questo momento. Abbiamo bisogno di far partire il prima possibile il lavoro all'Aiona, abbiamo bisogno come poche di avere delle aule sicure, a norma, e quindi questo è quello che andremo a fare. Nei prossimi giorni vi dirò man mano delle notizie proprio sulle scuole. Intorno al mondo della scuola non c'è soltanto la sicurezza dei nostri ragazzi che vanno in strutture che lo devono essere, sicure appunto, ma il servizio che all'interno della scuola viene dato che è un servizio indispensabile, ma tutta una serie di servizi collaterali. Immaginate i pullman per portare a scuola i nostri bambini, i nostri ragazzi, o tutta una serie di servizi, le mense e tutte queste altre cose. Tra l'altro si parlava anche proprio di mense, in base alla disposizione che abbiamo oggi, questo servizio, se si riuscirà a dare, si darà al banco, quindi impensabile la mensa all'interno della scuola come avveniva negli anni precedenti. Questo è uno anche dei motivi che ci ha portato questa mattina nella riunione con i dirigenti scolastici proprio a pensare l'utilizzo delle mense come potenziali classi e soprattutto cercare di recuperare alcuni di questi locali che sono in seminterrati, laddove c'è abbastanza luce, laddove sono garantite tutta una serie di situazioni e condizioni. Ecco, perché no? Quindi nei prossimi giorni chiederò anche ad ANCI e chiederò alle istituzioni competenti di poter anche valutare questa soluzione. Le proviamo tutte per farci trovare pronti a settembre e consentire la regolare ripresa delle lezioni. Per farvi capire la difficoltà con cui stiamo operando, voi sentite la televisione, tanti proclami, tante leggi, tante cose che escono, premesso che molte di queste non sono ancora operative perché mancano di decreti attuativi. Questo è un paese che, indipendentemente dal governo, quindi non lo dico soltanto questo, da sempre è così. Si fanno le leggi e poi uno è convinto di avere lo strumento attraverso il quale può fare qualche cosa, in realtà la legge attende un decreto attuativo. Di tutte le cose che sono successe in questi 4 mesi, le norme che sono uscite, pensate, sono, mi pare, un'ottantina ancora i decreti attuativi che si attendono per far sì che poi queste leggi producano un qualche cosa. Poi ce ne sono alcune che escono periodicamente, curiosa è quella che poteva finanziare la videosorveglianza, a noi sarebbe molto servito potenziare la sicurezza in città, aggiungere telecamere a quelle che già abbiamo e che danno un servizio importante. Ebbene, il 27 maggio vi è il decreto del ministro, il Ministero degli Interni, per dei fondi al comune, questo dal 27 maggio viene pubblicato soltanto il 27 giugno, a scadenza il 30 giugno. Noi in quei 3 giorni dovremmo presentare un progetto, dovremmo consegnare questo progetto al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, dovremmo farcelo quindi avallare, dovremmo poi in 3 giorni. Queste è come si stanno, come che si fanno le cose in questi giorni. Quindi io vi pregherei sempre, come cerco di farlo io, di rimanere coi piedi per terra. Quando si annunciano leggi, quando si annunciano, non è che dal giorno dopo ci sono subito i risultati, non è che dal giorno dopo qualcuno riceve subito i fondi e quindi può destinarli direttamente ai beneficiari
dell'iniziativa. Non è purtroppo così semplice. In questo caso, secondo me, è un malfunzionamento delle istituzioni, perché penso che far uscire un bando il 27 giugno, in questo periodo con scadenza 30 giugno, e chiedendo in quei 3 giorni di prevedere tutta una serie di adempimenti, è come dire non vi diamo i soldi. È stata una presa in giro. So che molti si stanno interessando della cosa e probabilmente, speriamo, ci potrà essere una proroga. Relativamente, vado alla conclusione, i numeri e la situazione di Asti. I numeri sono stabili. Fra ieri e oggi, per esempio, rimangono 255 i decessi, un numero che ci portiamo fortunatamente dietro da più di 10 giorni. 1879 sono invece i positivi totali dall'inizio sul territorio della provincia di Asti. Sono saliti e sono, rispetto a ieri, fermi anche questi. Sono saliti il sabato su domenica e il venerdì su sabato, ma era 9 giorni che erano fermi prima 1874. Quindi possiamo dire che negli ultimi 11-12 giorni, da 1874 siamo saliti a 1879. Veramente pochi casi, ma che ci dicono che questa cosa non si è fermata. Con i 10 guariti di oggi saliamo in provincia di Asti a 1499. In ospedale sabato sono nati 2 bambini e ieri ne è nato uno solo. Termino dicendovi quello che ho visto venerdì e sabato. Secondo me abbiamo ormai abbandonato ogni forma, nella maggior parte dei casi, ogni forma di prevenzione di questa cosa che purtroppo non è ferma. Io non dico non bisogna uscire di casa, non lo dico già da tanto tempo. Io, come vedete, ho ripreso a fare la vita che facevo. H24 il sindaco, mi fermo anch'io per necessità a mangiare quando sono in centro o quando devo fare delle riunioni in comune, o ho finito tardi di lavorare in comune, mi fermo anche a mangiare nei locali qua intorno, o comunque in generale vado in bar e ristoranti della città di Asti, quindi non mi sto privando di nulla. Passeggio come passeggia la maggior parte degli astigiani il venerdì e il sabato sera, perché sarebbe folle rimanere in casa con il caldo che fa, però nelle passeggiate di venerdì sera e di sabato sera ho visto veramente molti senza la mascherina, molti senza le distanze da altri, molti che non rispettavano le minime misure di sicurezza che sarebbe ancora necessario avere. Quindi l'appello che io vi faccio ancora una volta è quello al buon senso. Ve lo dico come farebbe il buon padre di famiglia: uscite, riprendete la vostra vita di sempre. Costa niente avere appeso un orecchio. Guardate, anch'io non sopporto la mascherina. È impensabile che uno tenga tutto il giorno una mascherina al naso e alla bocca. La tengo all'orecchio perché anche passeggiando, quando non ho nessuno e nei paraggi sono le giuste misure di distanza rispetto a quelle che mi stanno vicine, la tengo giù. Quando entro in un vicolo o passo vicino a un locale con i tavolini dove c'è tanta gente, mi costa niente legarla in una frazione di secondo. Appena posso, magari la riapro. Quindi capisco tutto, capisco che possa essere non piacevole ancora avere questa cosa, ma fatelo per voi stessi, fatelo per le persone a cui volete bene, fatelo in generale con alto senso civico per la nostra comunità. Detto questo, ripeto, speriamo nei prossimi giorni di avere nuove informazioni su come cambierà ulteriormente la vita nei nostri prossimi mesi e di come potremo poco alla volta tornare alla normalità. La partita delle scuole che abbiamo toccato stasera è una partita che rimane aperta, che non è chiusa, che ha ancora molti lati oscuri e incertezze. Speriamo di risolverle, di spiegarle nel più breve tempo possibile per dare le giuste informazioni alle famiglie. È giusto che le famiglie non lo sappiano il 13 settembre cosa capita ai loro ragazzi il 14, che lo sappiano con largo preavviso da potersi anche organizzare, perché magari sarà una riapertura, ma sarà una riapertura diversa a come ci siamo ricordati la scuola prima di questo, di come andavamo a scuola nei mesi precedenti e negli anni precedenti al Covid. Detto questo, in una bellissima piazza San Secondo, con una temperatura favolosa, credo, anticipando di una mezz'oretta ora la passeggiata che molti di voi vorranno venire a fare questa sera, auguro a tutti voi una felice serata. Ci vediamo venerdì alle 20:30. Buona serata a tutti.